Siamo tre mamme, io sono Flavia, io sono Antonella e Raffaella. Oggi vi raccontiamo una storia tratta dal libro La Valle dei Mulini, scritta da Valeria D'Ocampo e Noelia Blanco. Donne e ragazzi simili a tutti gli altri che non smettevano mai di sognare. Le macchine perfette. Grazie alle macchine perfette tutto era perfetto. Bastava schiacciare un pulsante per vivere un momento perfetto, mangiare un dolce perfetto, avere un amico perfetto, svolgere un compito perfetto. E dunque, a quale scopo chiedere alle stelle cadenti di esaudire i desideri? E fu così che gli abitanti della Valle dei Mulini smisero di sognare. Il villaggio si dimenticò perfino dei vecchi mulini e del vento che li faceva girare. Sicché un bel mattino il vento non soffiò più. Gli abitanti della Valle dei Mulini non si accorsero neppure della sua assenza. Non avevano occhi che per le loro macchine perfette. Da allora i mulini, le braccia ormai mobili, dormono. Eppure quella, nel cuore della Valle dei Mulini, sonnecchia ancora qualche sogno nascosto. Uno è quello di Anna, la sarta del paese. Da quando le macchine perfette si occupano di tutto, io non ho più molto da fare, sì, faccio qualche piccolo ritocco, qualche olio, ma non è la stessa cosa. Sapete, quando l'ago buca la stoppa, mi sembra di sognare e allora immagino di ricamare merletti di spuma di mare e le stelle sono fatte di bottoni che brillano nel cielo e i mantelli mi sembrano delle grandi nuvole. La sera quando spunta la luna le macchine perfette fanno addormentare il villaggio, solo Anna resta sveglia. Guardate, la vedete anche voi? Là dove dormono i mulini, vedo una sagoma. Ma chi sarà? Vado a vedere. Buonasera, ma anche tu sei sveglio. Ma chi sei? E cosa stai facendo? Buonasera, io sono l'uomo uccello. E anch'io come te sono sveglio. Sai, io sto cercando di volare. Io voglio ballare con le nuvole. Voglio vedere il mondo al contrario. Vuoi volare? Sì, e ogni giorno provo a cucire delle ali che mi possono portare fino al cielo. Ma è un sogno meraviglioso. Ma lo sai che anch'io ho un sogno. E proprio per questo motivo ti cucirò un abito per volare. E così, il giorno dopo, Anna si mette a leggere tutti i suoi manuali e trattati di sartoria, li esamina in lungo e largo, da cima a fondo, mette in moto il suo esercito di vitali, le prova tutte, ma in vano, ma è proprio impossibile far volare un gigante, come se fosse una piuma. Ma all'improvviso le viene in mente un luogo.
devo andare proprio là. Devo andare al giardino dei soffioni, perché sapete, è proprio lì che gli abitanti della Valle dei Mulini una volta formulavano i propri desideri. Ma voi lo sapete cosa sono i soffioni? Sì. Sì, i soffioni, una volta all'inizio, sono dei fiori bellissimi, sono gialli, poi col tempo si trasformano, diventano delle belle palle rotonde, morbide, soffice. E sapete cosa racconta la storia? Che se si esprime un desiderio e poi si soffia forte forte, il desiderio si avvera. Davvero, che ogni vostro desiderio si libri nel cielo e diventi